Papà vuole sapere prima di tutto cosa è successo, perché a me ha raccontato di aver passato 30 minuti di terrore, quindi manderemo una lettera, una comunicazione formale alla scuola ed anche al comune. Poi, in base alla risposta che ci verrà data, faremo le nostre valutazioni, se fare un esposto oppure qualsiasi altra cosa. A chiedere chiarezza sull'accaduto tramite il proprio legale adesso è il papà della bimba, che lo scorso giovedì è stata consegnata per errore ad un nonno che era andato a prendere la nipotina. L'anziano infatti aveva suonato il campanello sbagliato, quello del nido invece che della materna dell'orciolaia, aveva fatto il nome della piccola e gli era stata così consegnata un'altra bambina con lo stesso nome. Un equivoco andato avanti circa mezz'ora, il tempo di accorgersi che quella piccola non era sua nipote, tra l'altro di uno o due anni di età più grande, tornare indietro e riportare la bambina. Non ai nonni, perché sono morti i genitori del mio assistito, quindi appena gli hanno detto che è stato il nonno a ritirarli, lui ci è rimasto male perché non c'è nonni di questa bambina. Nel frattempo, infatti, come tutti i giorni, una familiare della piccola era arrivata al nido e non aveva trovato la nipote. Aveva così chiamato prima il papà, poi la polizia. Mi ha raccontato che sono stati attimi di puro terrore, perché con i tempi che corrono, con i malintenzionati che ci sono, chissà dove era questa bambina. Come sta la bambina adesso? Si è accorta, seppur piccola, di quanto accaduto? La bambina ha 2 anni e 3 mesi, quindi ha avuto difficoltà nel rendersi conto, però il padre mi ha detto che quando è tornata la bambina e ha visto la polizia e tutto, effettivamente ha detto al babbo: ma perché questa persona mi ha portato via? Dal giorno dello scambio sono stati avviati accertamenti disciplinari da parte del comune di Arezzo su un educatore ed un custode dell'asilo nido. Entrambi sono stati spostati in via precauzionale ad altro incarico.